fatto tipo con mille turpe. Ti imbrasto con il mio booster, le prime canne, le prime punte. E non lo sapevo che eri così troia, sotto le lenzuola sembri posseduta. Tra un po' di tequila ed un po' di sambuca, mi parli del tuo ex che la brucia si buca, oh no. Amo le tipe ma sono col cico, perché ricordano mio padre mentre picchiava mia madre. E se vengo e poi alla fine ride, perché hai la figa troppo stretta e mi fa male, wow. Ogni volta che vedo una ragazza in intimo ripenso a quello della mia ex, è bruttissimo. Mi dice fammi venire ma non capisco, perché è nello stesso posto dove sto io. Puttane le amo tutte, sono nato tipo con mille turpe. Ti impesto con il mio booster, le prime canne, le prime punte. Puttane le amo tutte, sono nato tipo con mille turpe. Ti impesto con il mio booster, le prime canne, le prime punte. Guarda, dai, l'ultima, dai, guarda, abbiamo fatto sentire tutto, pezzi di merda. Perché sono sotto i punti? No, due aspetti speciali nella guarda. Cos'è, Sonic costava troppo? E perché la grafica del suo cazzo di film è una merda? La mia è fortissima? E la produzione mi manda a fare queste cacate? Sono Mewtwo, cazzo, non sono Pokémon a caso! Dai! Mi dissocio, giapponesi di merda! Ragazzi, sono veramente euforico. Prendo l'ice e a questa festa mi sono pippato di tutto. Xanni, Cheta, Coca, Ero e Metanfeta. Se non mi faccio l'MD poi sembra brutto. Bel crack, se lo fanno tutti costa proprio poco. L'LSD non me lo faccio proprio. Sotto la base prendo un 20 buono. Nico festa. Prendo il coffee al miramare. Ragazze mi scrivono cose strane. Piaci lei si sta per incendiare. Sarebbe meglio smettere di pensare solo a scopare. Andrea cucina meglio di tua madre. Andavo in leve ma per vomitare. E per parlare con i puttatori. Quando me ne andavo dalla spiaggia di non pagare. Nico festa. Adesso esco per il frenzola. Cooking salax nella pentola. Le coneghi per piacere. Spegni il gas. Piacere mangiare in malamente. Parto da pente che sono malamente. Sto licenziato ma non malamente. Vuole si fa dormire. Cameti, se stai sentendo Discovery Trap, si dissocia, è tutta goliardia, è tutto finto, nulla di questo è reale, ogni riferimento a persone o ad eventi realmente accaduti è puramente casuale.